Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi continuiamo la nostra avventura con il nostro amico, come si chiamava? Vinny Cannoli, signori, sì, con il nostro amico Vinny Cannoli. Allora, siamo tornati sul terzo episodio, speriamo di fare qualcosa di nuovo in questo video, che l'ultima volta abbiamo solamente continuato a ammazzare zombie come se non ci fosse un domani, vediamo di capirci qualcosa. Detto questo, signori, allora, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok, mi ha preso un po' di caffè, Il caffè ci dà vita, buono a sapersi. No, tu devi morire male. No, c'è sta quello che ci tira le casse. No, ok, mamma mia come lo... Che è esploso male. No, occhio al pistolero. Se non vuoi devo scendere di lì sotto. Io per ora evito, vediamo. No, come cazzo l'ha fatto questa salita? No, e porca miseria, porca... Ma mannaggia te, a chi non te lo dice pure, ti topiglia a pedate. Partiamo male, signori. Allora, lì c'è fuoco. Secondo voi devo scendere? Proviamo? No, non... Ok. Sono... Diciamo che sono morto, signori. Sono morto male. A meno che non me la faccio tutta a correre. No, sono morto, ma porca miseria. Ma perché mi sono buttato da sotto? Niente, volevo vedere un attimino che c'è stava. E invece non c'è stava nulla di interessante. Rifacciamo questa parte di qua, signori. Veloce, rapido e indolore. Spariamo lì al poliziotto, al policeman. Dai così. Ok, e questo abbiamo fatto fuori. Occhio al tizio lì, che è incavolatissimo. Riusciamo a prendere da lontano. No, però se ti tiro una bomba Devi rimanere lì. Mamma mia, meno male. Ok, calma. Cambia sangue freddo. Cade sta cosa? No, ok. Occhio. Dai, questo è saltato male. Quello lo stiamo a fare fuori male, non... Perché non ci stava a sparare lo zombie, signori? Lo zombie stava a fare altre cose. No, Lerch, devi andartene. Calma, ok. Una bella bomba per voi, signori. Così vi fate un po' un weekend caldo, che con questo freddo ci sta di lusso. Cosa mi aspetta sotto? No, porca miseria. Occhio che pigliamo fuoco. È morto? Penso sia morto male. Mi lasci? Giochiamo? Aspettate, con questo, bello cazzutissimo. Dai, meno male che ho messo questo, signore. La signora era nel mese sbagliato e a momenti ci faceva le... Finivamo male, signori. Perché sei risalito sulla nave? Ma perché è risalito sulla nave? Perché? No, mamma mia, gli abbiamo sparato alle ginocchia. Mi sono preso un proiettile in faccia, però va bene. C'è qualcosa di qui? No, ci fa semplicemente scendere. Mi dai l'altra arma? Questa, gli facciamo saltare le cervella subito a tutti. Gli facciamo capire chi è che comanda. Signora! La signora è morta male, ok. Di qua si va da nessuna parte? No, dobbiamo per forza andare di qua. Dai così, ti faccio saltare le cervella subito, senza se e senza ma, signori. Allora, calma, dobbiamo salire qua sopra. Occhio ai bidoni, ok. Ok, saltalo. Doppio bidone, signori. Va bene così. Non abbiamo problemi. Aspettate che devo un attimino, ho qualche problema, un attimino organizzarmi. Ok. E dai così. Scusa zio, mi fa... Ecco, a posto. Non veniva bene in fotografia. Ok. Andiamo, signori. Siamo risaliti sulla barca, non capisco perché siamo dovuti risalire sulla barca quando eravamo riusciti a scendere, mannaggia. Calma, torno indietro. C'è qualcosa nella cabina? Abbiamo trovato altre bombe, interessante questo. No, ok, mamma mia, ho detto sono morto male. Ma posso sparargli verso l'alto? No, verso l'alto non posso sparare. Ma mi sa che dovevo proprio andarci verso... c'è un tizio! Dobbiamo salvare quel tizio! Aspetta, sto venendo a salvarti, zio, non ti preoccupare. Aspetta. No, ma sono scemo io. Sto venendo a salvarti, zio. C'è un tizio. Dai così. Aspetta, mi sta finendo quest'arma. Dagli col pompa, come se non ci fosse un domani. No, il pompa non serve un cacchio. Pistoletta normale, dai. Dai così. Damose. Dai. Ma secondo voi riuscirò a ammazzarli? Dai, colpisci di porca miseria. Ma quanti sono? Sì, ti sto venendo a salvare, zio. Stai calmo.
Stai calmo, zio. Dai, dai. Ok, un'altra testa l'ho vista saltare. C'è qualcun altro? Sì, c'è quello lì. Che fa il finto tonto. Ma te pigliamo stesso. Un altro policeman. Attenzione, testa saltata anche quello. Spero di non aver ammazzato il tizio che era sulla corda, perché sennò dico... Dov'è il policeman? Mi sono rotto le scatole. Dove sta il policeman? E io come ci arrivo lì sopra, signori? Policeman. Dai, ma... Ma posso combattere con lui? Dai, 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 dai! Oh, perfetto. Il tizio scende. Oh, ok, scende da solo. Meno male, meno male. Chi è costui? Grazie a te, quelli per cena non avranno il mio cuore. Non c'è di che. Chi sei che sta succedendo qui? Vabbè, vi lascio i sottotitoli, signori. Da giorni addirittura. Rusty. Giorni fa. Che strada, Frank. Always in trouble, that kid. What are you looking for him for? I gotta find him and take him straight to the big boss of the Baluccios. The Baluccios? You're on the wrong side of town, pal. Their turf is on the north side of the river that cuts Thugville in half. You want my advice? Get the hell out while you still have a pair of legs. Simpaticone. They pay me a lot of dough to get him there without so much as a scratch. So I guess he's gotta be pretty important to them. And that makes him important to me. So can you get me to him or not? I think I know where he is. It's too dangerous out here to talk now. Meet me at the pawn shop at the end of the harbor. It ain't far from here. La fine del porto. Ok. Va bene, signori. Allora, per questo terzo video io mi fermo qui. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Spero che questa serie vi piaccia, vi intrighi come mi sta un attimino intrigando a me. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto, signori. Continuare la serie. Bella raga, ciao!